Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Silt. Siete pronti a immergervi nelle profondità marine di un pianeta alieno pieno di pericolosi animali e giganteschi mostri? Oggi andremo a caccia di colossi marini. Per fortuna possiamo possedere il corpo dei vari animali, ma ovviamente il pericolo è sempre in agguato. Buona visione! Signori, prima di iniziare faccio una piccola premessa. Silt è un'avventura abbastanza breve, dovremmo concluderlo in un paio di episodi, quindi spero che lo vorrete vedere con me fino alla fine. È un horror più ambientale e atmosferico che altro, quindi non ci sono jumpscare improvvisi o altro, anche gli iscritti più sensibili dovrebbero poterlo seguire senza nessun problema. Ad ogni modo, signori, spero che lo vorrete seguire con me fino alla fine e bando alle ciance, immergiamoci nelle terrificanti profondità dell'oceano. Cosa potrebbe mai andare storto in fin dei conti? Ok, cerchiamo di capirlo perché è un horror abbastanza particolare, eh? L'idea stessa di poter possedere gli altri animali, le altre creature sottomarine è molto intrigante. Silt in realtà è il limo. Vi ricordate quella specie di fango che c'era anche nelle profondità del Nilo? Non so se vi ricordate alle elementari quando dicevano che il Nilo all'epoca degli antichi egizi esondava ed era la parte più fertile che permetteva quindi agli antichi egizi di coltivare il proprio terreno. È abbastanza bizzarra come struttura, ha un aspetto molto alieno, sembra tipo incagliata sott'acqua. I colossi vagano nei fondali remoti, sotto alla spuma e alle onde nere. Privali degli occhi, lasciali vuoti. Ah, sto andando a caccia di colossi, quindi. Quella è la sede del loro potere. Dobbiamo privare dei colossi del loro nucleo energetico, quindi. Una macchina attende da tempi ignoti. Destala dal sonno e diventa giustiziere. Ah, è tutto in rima. Bravi, bravi. Non me l'aspettavo, in effetti. Non mi aspettavo che fosse in italiano. Yay, ogni tanto le botte di chiurlo. Ok, da quello che ho capito è Shadow of the Colossus, ma ambientato in fondo al mare. È serie che abbiamo già portato, cioè quella Shadow of the Colossus originale, eh. Ah, buongiorno, signore. Che succede? Sono intrappolato qua sotto. Ok. Perché qualcuno mi ha incatenato qua sotto? Inizia la possessione tenendo premuto B. Ah, e ora devo entrare in contatto con il pesciolino. Vieni qua, piccolo stellino, vieni qua. Ok, perfetto, devo mollare B ad un certo momento. Usa l'abilità della creatura, tieni premuto X. Ah, lui può smozzicare in giro. Tuttavia, essendo questa creatura una specie di piragna, forse... Oh mio Dio, il mio vecchio corpo ancora mi sta guardando. Può recidere la catena? Ah, teoria molto corretta. Interrompi la possessione premendo B. Non è che poi mi mozzica, vero? Mi sembra molto ma molto mordace. Ok, possiamo anche nuotare più rapidamente premendo ripetutamente A. Mamma mia, che ambientazione veramente bizzarra. Allora, da questa parte non possiamo passare, mentre invece da questo lato le piante hanno creato una sorta di barriera. C'è un piranha là sopra, ma io posso possedere questi piccoli adorabili pesciolini? Sembra proprio di sì. Devo fare molta attenzione a non farmi mangiare dal piranha. Aspetta un attimo, ok, possiamo andare, perfetto, non lo vedo. Che succede però se mi mangia? Oh, io automaticamente possiedo lui! Ottimo, così adesso posso mangiare queste strane cordicine. Perfetto. Ah, cerchiamo di essere tattici, liberiamo il piranha lontano dal punto in cui mi trovo io, bagliamolo direttamente lì. Perfetto. Ho sempre paura che mi possa mozzicare, anche se sembra concentrato più che altro. Giustamente, peraltro, direi, sui pesci più piccolini. Ok, questa è una sorta di tutorial, presumo che le meccaniche diventeranno molto più complicate mano a mano che andiamo avanti. Però muoviti più velocemente tenendo premuto A. Ah, non serviva a spammarlo. Ok, la zona per adesso è abbastanza pacifica. No! Quella non mi sa di creatura pacifica. Cos'è? C'ha il muso tutto duro duro. Vediamo un po' di prendere il controllo. Ottimo. E qual è la sua abilità? Cosa può fare? Vediamo un po'. Oh! Può sfondare! Ok, non so perché ha fatto tipo il rumore del vetro, ma vabbè, dettagli. Perfetto, continuiamo a dare un'occhiata in giro. Ci deve essere altro che dobbiamo sfondare. Ma può rompere anche questi? Vediamo un po'. No! Questi sono troppo morbidi, quindi ci serve un pesciolino normale. Vediamo un po' se riesco a far fuori il mio collega. O probabilmente mi mozzica male. No, mi ignora completamente. Ok, facciamo attenzione perché se devo venire qua sotto sono nella M più totale. Aspetta un po', che fate? Mi mozzicate? E io ti picchio male la nonna! Posso passare da un pesce all'altro? Vediamo un po'. In effetti sì! Oh! Perfetto, ok. Evitiamo di farci mangiare dal tizio però. Veloce, vai, vai. Veloce!
Aspetta un attimo, però io poi dovrò passare da sotto. Allora, mozzichiamo anche sopra. Così mi semplifico il tutto. Quindi fatemi capire bene se anche in questo caso io mi faccio mozzicare dallo squalo. Aha, ora prendo il controllo di lui. Ok, allontaniamolo il più lontano possibile. Perfetto, direi che siamo abbastanza distanti. Se tengo premuto B, ritorno al mio corpo? Come ritorno al mio corpo, però? Buongiorno. Ah, ok, devo premere due volte B. Oh, porco cane, ce l'ho dietro. Non mi ero accorto di avercelo dietro, mi sono caccato a spruzzo. Corri. Corri, 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 vai, 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 vai. Ok, per adesso non ci sono. Ah, vabbè, ma se spawni così sei bastardo. Speravo di potermene liberare tatticamente. Fin qua non siamo ancora morti, ragazzi, non è una cosa da poco. Oh, oh, adesso la zona è decisamente molto più grande. Ho la vaga impressione che mano a mano che andremo avanti incontreremo creature gigantesche. Allora, ci possiamo anche guardare attorno, dice il gioco. All'occorrenza. Aspetta, ma questa è tipo una sorta di colonna vertebrale, cassa toracica e via dicendo. Però, guardate bene, sembra un'unione fra biologia e meccanica. Quelli sono chiaramente cavi elettrici. È altamente probabile che il nostro protagonista, come ho detto, non sia umano. Forse noi stessi facciamo parte di questo ecosistema. Forse sono tutte creature un po' macchina e un po' organiche. Marone, sì, però siete veramente troppi. No, state buoni. Allora, prendiamo il controllo di uno di loro. E olè. Perfetto, non so per quale motivo, ma se il mio corpo resta lì lo attaccano. Per adesso sembra tutto tranquillo. Diamo un'occhiata ai lati, forse c'è qualcosa che dobbiamo distruggere. Ma siamo nello stomaco di qualcosa, anzi nell'intestino. Guardate bene le pareti. Ok, dobbiamo distruggere questa parte laterale qui in effetti per riuscire a sfuggire. Vediamo un po' se riesco a raggiungere una creatura abbastanza distante. Sì, ok. Ma mi sa che ero praticamente al limite. Allora, evitiamo di prendere il nostro corpo. Ok, ottimo. Nuota, 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 nuota. E Bibi, perfetto, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Prima che si accorga di noi. In teoria non ci seguono da una mappa all'altra. Ammetto, quando inizio uno di questi giochi mi sale una voglia incredibile di scoprire tutta la lore. Sono sempre tanto misteriosi. Sì, sì, siamo dentro il co... Questa è una bocca! Questa è una cocchio di bocca di una creatura! Oh mio Dio! E noi eravamo dentro di lei? Perché io ero incatenato dentro probabilmente lo stomaco di una creatura? Questa è una bella domanda che meriterebbe una bella risposta. Ma che roba! Ok, allora, da questa parte non possiamo andare. Ok, speriamo che la creatura fosse molto molto morta. Oh no. Oh, è tipo il coso del pesce lanterna che ti attira e poi ti ammazza male male. Guardi che lo so che mi sta tirando per mozzicarmi e non sono stupido. È altresì vero che questa è l'unica strada, quindi sono praticamente costretto. È praticamente la versione horror di Abzu. Gioco che non è che in realtà non l'ho mai finito, gente. È che l'ultimo episodio si è danneggiato il video e quindi avrei dovuto ricominciare tutto il gioco. No! Porco cane, pensavo seguisse la luce. Dicevo, si è danneggiato il video dell'ultimo episodio, quindi avrei dovuto rifare tutto da capo. E non è che ci avessi molta voglia, visto che all'epoca era un video non monetizzato. Erano gli inizi del canale, ma in qualche modo bisognava combinare. Non vorrei che fosse la torcia stessa che ha attirato la sua attenzione. E se noi corressimo? La creatura era molto veloce, vai, vai. Porco cane. Ostra, super porco cane, non è l'unico. Corri. Oh, questi mi mozzicano, questi mi mozzicano. Vai, vai, veloce, più rapido. Ce li ho attaccati al chiurlo, c'è anche il cugino. Oh, marone, qua mi mozzicano. Qua mi mozzicano. Oh, porca boia. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ma per poco. Vai, segui la creatura, fai finta di nulla. Oh, 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 ok. Sul finale pensavo che mi avrebbero fregato, ma proprio una cifra. Ok, dove siamo di bello? Questa creatura peraltro c'ha un tentacolo molto lungo. Altro che pesce lanterna. Oh no. Stiamo per incontrare anche il resto della creatura. Sì, sì. Vedi i denti, vedi i denti. Corri, corri. Cos'è sta specie di gigantesca anguilla? Ma stia scherzando. Che fa? No. No, sono nascosto qua dietro, non mi puoi... Che fa? Attacca comunque. Aspetta, guardate bene l'occhio. È meccanico. Sono ancora vivo? Sono ancora vivo per miracolo. Sono ancora vivo per gran miracolo. Allora, ci sono un po' di pesciolini. Vediamo di spegnere la torcia per adesso, perché non mi fido minimamente. Allora, diamo velocemente un'occhiata in giro. Qui siamo praticamente bloccati. Aspetta un attimo, guardate bene. C'è un pezzo di roccia che si può staccare.
Anche qui? Mi domando se c'è un tempo limite in cui io posso rimanere all'interno. Delle creature sottomarine. Corri, 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 corri. Aspetta un attimo. Dimmi che posso fargli mozzicare anche quest'altra roccia. Ah, ho capito. Dobbiamo attirare la sua attenzione. Ora attaccherà. Non è andata come avrei immaginato. Ah, porca di quelli per porca. Senti, è pieno tempo di pesci, approfittiamone. Ah, possiamo anche mozzicare questa cordicina. Aspetta, controlliamo che non ce ne siano altre. Vedi? Vedi che ho fatto bene. Oh, ho mosso una roccia, aspetta. Vorrei evitare di essere pigliato. Forse, forse mi posso nascondere dietro la roccia. Vediamo un po'. Poi sta rotolando. Ah, e lo stesso punto di prima. Ottimo. Vediamo un po' se mi carica adesso. E la risposta è... Ah, subisce danni ogni volta che mozzica una roccia. Ottimo, ottimo, ottimo. Oh no, un altro di sti pesci. Aspetta un attimo. Che ci fa un suo mozzatore qui? Questa non me l'aspettavo. Ok, cerchiamo di raggiungere il cadavere del mio collega. Allora, ora possiamo sfondare cose. Sì, sperando che non ci mozzichino. No. Fai il bravo. Non rompere i maroni. Vediamo un po' se posso tipo sfondare qua. Teoria tanto corretta. Vediamo un po' dove va a finire. Però rimane bloccato lì. Allora, vediamo un po'. Attiriamo nuovamente l'attenzione della creatura. Salve signore, io sono qui. Perfetto, nasconditi qua dietro, vai. Ci casca. E olè! Dovrebbe essere più che sufficiente. Di solito, ok, vanno a gruppi di tre queste sfide. Perfetto. E ora siamo ritornati nel nostro corpo originale. Allora, vediamo di darci una mossa, sperando che non spawnino altri... Chiamiamoli squali martello, non saprei come altro definirli. Salve collega. Vediamo un po'. Oh, sto risucchiando la sua anima, che sto facendo? Olè! Sì, in effetti ho assorbito il suo corpo. Mi domando se questo mi renderà probabilmente più veloce. Forse mi darà una vita extra. Questa è la creatura che dovevo risucchiare? Sì, questo era il titano. Ah, perfetto. Quindi abbiamo trovato il primo intanto. Quella. Qualcosa di giusto devo averlo fatto? Sta succedendo? Beh, sì, chiaramente questa non è il pianeta Terra. Oltre ad essere completamente sommerso e pieno tempo di creature dall'aspetto altamente soprannaturale. Gioco, vuoi narrarmi qualcosa che sono molto curioso? Ovviamente c'è sempre il triangolo. Illuminati confirmed anche qua. Dove? Dove sono finito? Che accade? Sono tanto confuso. Beh, sapevamo che questa sarebbe stata un'avventura molto particolare. Cosa sono queste specie di catene? Wow. Ok, possiamo passare direttamente da qua sopra. Queste macchine sono letteralmente dovunque. Cosa accade in sto posto? Hanno detto che un antico marchingegno si nasconde qua sotto. È l'astronave che abbiamo visto all'inizio. Che io presumo sia un'astronave. Porco cane, quanto non è grande. Aprite, sono ritornato. Sono Franco. Per un secondo, quando ho detto il mio nome, pensavo non mi avrebbero aperto. Ok, possiamo entrare liberamente all'interno. Quindi cosa accade se uccidiamo tutti e quattro i titani? Questa è una bella domanda. Non mi schiacciate, non mi schiacciate, non mi schiacciate. Volevo se bene, non sono Franco, ho mentito. Oh, non mi aspettavo di trovare gli animali di Cult of the Lamb. Serie che vi consiglio di seguire, che abbiamo iniziato recentemente. Notate quanta energia ho in corpo adesso. Brillo letteralmente di luce propria. Pieno zeppo di strani animali. Ok, è abbastanza ovvio che gli animali hanno conquistato il pianeta Terra e sono diventati la specie più intelligente e tecnologicamente avanzata del pianeta. La cosa strana è che c'è questa creatura che venera quattro elmi da sommozzatore lì, come cocchio si chiamano. E probabilmente noi dovremmo interpretare quattro personaggi. Vediamo un po', sono molto curioso. Guardate lì, sono dovunque, anche su queste colonne. Probabilmente il nostro compito, il nostro scopo di vita, per l'appunto, è di recuperare l'energia dai titani. Niente di più? È questo che siamo per questa razza superiore? Peraltro hanno messo le corna letteralmente a qualunque cosa. Io mi domando cosa accada nella testa di uno sviluppatore quando progetta determinati giochi molto particolari. Guarda! Che sta accadendo? Oh marone! Uroboro con all'interno un sommozzatore.
Ok, le stesse statue che abbiamo visto all'inizio. Ma che roba strana! Quindi questi sono i nostri signori e padroni? Beh, decisamente non siamo più nel pianeta Terra. Questo è poco, ma sicuro. Ci sono lupi. Credo siano lupi letteralmente dovunque, anche se questi sembrano più volpi. Ok, mi sa che dobbiamo andare direttamente al centro. Salve. Aspetta un attimo. Oh! Se tengo premuto B, possiamo fare un trasferimento dell'anima? Ah, possiamo consegnare l'anima che abbiamo appena recuperato, quella del titano. È la cosa giusta da fare, vero? Beh, stiamo alimentando tutto il glifo. Mi domando se sia scienza, tecnologia, magia, elementi soprannaturali o cosa. È altresì vero che quando una persona non capisce la scienza, la definisce magia. Perfetto. Vabbè, ma io rimango intrappolato lì. Ah, quindi siamo praticamente delle gigantesche batterie. Nulla di più. Andiamo in giro, ci ricarichiamo e poi rimaniamo qui ad alimentare questo strano marchingegno, questa specie di astronave. Oh, potrebbe essere un'arca. Quindi fatemi capire bene. Ah, sto per diventare un altro di questi sommozzatori. Probabilmente in un altro bioma, quindi incontreremo nuove creature e tanti nuovi pericoli. La prima parte è stata abbastanza semplice. Bizzarre come dinamiche. Però il gioco mi sta intrigando proprio una cifra. Ah, c'ho i pruriti nella vita vera. Mamma mia. Dovete sapere che il DeLong Gamer c'ha problemi con l'acqua. Cioè, non è che non mi lavo, per intenderci. Ma diciamo che non mi ispira più di tanto andare sott'acqua. Voglio dire, ho paura di soffocare. Insomma, nell'acqua poi... diciamo che non è il mio ambiente naturale. Ok, ci sono dei pisciolini piccini picciò. E che altro abbiamo da queste parti? Cos'è sta roba? Buongiorno. Che fa? No! Ha rilasciato una strana nube. Però dal colore non mi ispira troppa fiducia. Ehi, lallero lalla! Pezzo di erba! Stavo cercando di tornare indietro ma mi ha one-shottato. Ok, fai attenzione alle piante sottomarine, stile Super Mario. Domanda da milione di dollari. Possiamo prendere il controllo di... sì, di uno di questi pesciolini? Non è un problema. Ah, ci muoviamo in branco peraltro. Guarda quanti sono! Possiamo formare un branco numerosissimo e continueranno a seguirmi. Perfetto. Devo capire, sta roba è velenosa? Vediamo un po'. Non per i pesci? Aspetta un attimo. Oh no, ok, ok, è velenosa. Non possiamo starci troppo in mezzo. Moni. Ah, adesso ho capito. La pianta ha mangiato i pesci che a loro volta avevano assorbito il veleno che è stato rilasciato da quelle spore. Non saprei nemmeno io come cocchio definirle. Ed è così che siamo riusciti a sopravvivere. Però facciamo molta attenzione. Questa è una meccanica che in futuro ci potrebbe tornare molto utile. Di sicuro ci saranno un sacco di piante che vogliono farmi fuori. Anzi, sembra che la maggior parte delle creature mi vogliano pappare. Abbiamo dei pesci molto lunghi e anche pacifici per adesso. E da quest'altra... oh, porco cane! E io come passo lì in mezzo? Allora, vediamo di prendere il controllo di una di queste creature. Perfetto. Qual è la sua abilità? No, ho sbagliato tasto, scusi. Qual è la sua abilità? Ah, è veloce. È tanto, tanto veloce. Occhio. Occhio, boni. Date boni. Non mi palpate. E pappate, scusate, non palpate. Allora, forse possiamo prendere ancora una volta il controllo dei pesciolini. Perfetto. Gioco non laggare. Oh, maronna, mi sta laggando tantissimo. No, signore, si può spostare? Ah, credo di aver capito. Allora, cerchiamo. Come avete il veleno? Veleno, veleno, veleno. Ah, eccolo qua. È 3 ore che giro come un pirla. Perfetto, spero di non aver perso troppi pesciolini lungo il percorso. Bravi ragazzi, avvelenatevi per bene. Ottimo, sì, ma non troppo. In teoria, se ora ci facciamo mangiare, dovremmo uccidere uno sfacelo di piante. Assicuriamoci di non dimenticarcene neanche una. Piano, non bloccatevi sui rametti, continuate a seguirmi. Perfetto, vuoi solo assicurarmi che non mangino me? Perfetto, ottimo. Mangiate piccole pianticine. C'è cibo per tutti. Così. Ok, ok, perfetto, restano le ultime da questa parte. E ma anch'io ho perso tanti compagni. E resta l'ultimo dei furbi qua. Vai. Ok, aspetta, credo che abbiano mangiato me. Perché non sta funzionando? Ah, ok. Ci sono voluti molti più pesciolini del previsto. Questo è sopravvissuto. Ok, immortale. Vabbè, possiamo passare tranquillamente. Gli altri sono praticamente morti tutti. Bella dinamica. Molto ma molto carina.
E se questo fosse davvero il pianeta Terra, ma fra tipo migliaia se non milioni di anni? O addirittura in un'epoca passata quando tutto era sommerso? Oh, ragazzi, è tutto interamente possibile. Mi sa che abbiamo raggiunto il Titano. Oddio, cos'è? Perché c'è un albero con degli esseri umani che chiaramente... Sembra veramente un cocchio di albero. E all'interno, guardatele! Sono chiaramente umani che indossano una maschera. Come PPP. Perché mi fai PPP? Che sta accadendo? Ha fame! Ho allevato abbastanza uccelli da sapere quando hanno fame. Oh beh dai, una volta tanto non sono io il cibo. Consoliamoci. Ci sono degli strani. Mi si è attaccato la faccia! Mi si è attaccato la faccia! Vabbè. Non stai calmo. Piccolo stellino. Chi vuole un bel bruchetto? Ah! Ok, chiaramente lo vuole lui. Buono. Mangia tanti bruchetti che diventi grande. Ok. Dovremmo ripetere la stessa azione almeno tre volte. Va che sto posto è strano forte. Va che lo sviluppatore doveva essersi fumato le peggio droghe. Si è fatto veramente dei trip mentali assurdi. Allora, da qua non possiamo passare. Probabilmente una via di ritorno. Quindi diamo un'occhiata anche da quest'altro lato. È strano che abbiano creato una simil foresta immersa sott'acqua. Questa è acqua. Questa è una domanda legittima. Ok, possiamo passare da sotto. Il buiume. L'ultima volta abbiamo incontrato creature molto inquietanti. Ok, piano, che la telecamera è anche stravicina. Se incontro qualcosa mi sbranerà la faccia alla velocità della luce. Madonna. Oh, porco cane, quelli sono vermi. Oh, no. Sicuramente mi si attaccheranno addosso se mi ci avvicino troppo. Ok. Oh, cosa c'è di qua? Dei pesciolini luminosi, peraltro. Ma... vedo nulla di che. Allora, proviamo a prendere il controllo di uno dei pesciolini. Ottimo. Vediamo un po', così dovrei potermi avvicinare ai vermi. Sembrano fuggire dalla luce. Sì, chiaramente non gradiscono la luce stessa. Oh. Ok, in caso ci aggredissero, quindi stiamo vicini a una delle sorgenti di luce. Ah, eccolo qua il bruco. Perfetto, allora fammi tornare indietro, perché non penso di poter prendere il controllo di quella creatura. Come ho detto, finché non mi palpeggiano i vermi siamo a posto. Signor Bruco. Ma perché proprio in faccia? Dai, ma è tipo l'alien. Mi sta ingravidando la bocca. Non che sta cosa cambi. Cioè, tecnicamente lo stomaco, ma vabbè, dettagli. Dicevo, non che cambi più di tanto. Aspetta, tu attacchi, vero? Aia. Aia. Aia, la luce, la luce, la luce, la luce, la luce. La luce. Più luce. Un attimo, io posso prendere il controllo. Ah, non posso usare i miei poteri. Perché mi sta bloccando la maschera. Però sicuramente non verrà trasportato da quest'altra parte. Ah, potere dei videogiochi. So come sfruttare le varie meccaniche. Piccolo stellino. Chi è un piccolo uccellino affamato? Sì, quello umano, guardate, si vede anche la orecchia. Oh mio Dio. Mi viene davvero il dubbio che sia un pianeta Terra. Mamma mia, forse qualche razza aliena che ha assorbito tutte le varie creature che ha incontrato lungo il percorso. Sembra che si assimilino a vicenda, in effetti. Aspetta, possiamo passare anche da questa parte, bene. Avevo visto il trailer, ma non mi aspettavo che sarebbe stata un'avventura così bizzarra. Oh, porco cane. Sembra una delle statue che abbiamo già visto all'interno dell'astronave madre, chiamiamola così per adesso. Ok, ragazzi, non facciamo arrabbiare la natura, che sennò qua ci ammazzano tutti male male. Allora, là sotto non mi sembra di vedere nulla, quindi continuiamo a procedere verso l'alto. Forse non devo interagire con la statua, in teoria. Fino a un tempo di alberi rotti. Cos'è che li ha rotti, tuttavia? Cos'è sta roba? Buongiorno. Sembra come una freccia che mi indica di andare in questa direzione. Allora, abbiamo un bruco intrappolato. Ah, dobbiamo avvelenare le piante lì per far aprire questa specie di gabbia fatta dalle loro zampine. E c'è un mio collega morto male. Allora, di sicuro, vediamo di prendere il controllo di uno dei pesciolini. Signori, colleghi. Gioco, perché devi laggare quando controlli i pesci? Cioè, neanche fosse un gioco con grafica o fisica avanzata. Oh oh, guardate bene, ragazzi. È pieno zeppo di piante acuminate. Gioco, il frame rate è proprio crollato. E dai, torna a 60 frame. Allora, dobbiamo passare il più al centro possibile, ragazzi. Occhio.
evitiamo di correre. Abbiamo perso qualche collega. No. Ragazzi, passate attorno. Ok, mi basta che almeno 3 pesciolini sopravvivano. E il gioco è fatto. Ok. Ora siamo tornati a 60 frame al secondo. Molto ma molto bene. Siamo in 8, gente. Cortesemente cercate di non morire. Ecco, appunto, le ultime parole famose. Dai, ne restano 4. Ma... no. Venite da questa parte. Vi prego, venite da questa parte. Non fatevi mangiare. Da questo lato. Vabbè, il veleno dov'era? Perché io ho dato per scontato che fosse da questa parte. Ma in realtà non l'ho visto. Collega da questa parte. Oh, si stanno disperdendo tutti. Si stanno disperdendo praticamente tutti da questo lato. E ciaone. Quello laggiù è il nostro cugino Franco, come potete intuire. Oh, il veleno era qua sotto. Aspetta un attimo, ma per recuperare questo cadavere... oh, dobbiamo rifarci tutto il giro noi stessi. Perfetto. Va bene, ragazzi, fatevi mangiare. Ottimo. 2. C'era l'altro pesciolino da mangiarci. Ma dai, ma potevo ancora possedere l'altro pesciolino? Facciamo finta di nulla che è meglio. Non sono triggerato malissimo. Sapevo che in qualche modo l'avrei cannata. Vabbè, mi basta che uno solo di loro sopravviva. E il gioco è fatto. Per quanto avete visto che in alcuni frangenti una di quelle piante è sopravvissuta al veleno, non ho capito come. Oh, guarda che si rivede, altri colleghi traditori. Venite che vi faccio poppare tutti dal primo all'ultimo. Vi faccio estinguere, porco cane. Sì, vabbè, mi prendi in giro. Restiamo veramente in 3 ancora una volta. No, in 2, perché l'altro tizio si è già stancato di vivere. Dove stai non mi voglio arrabbiare. Non vorrei che il veleno fosse temporaneo. Datti una mossa, fatti pappare. Ok, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, sei stato traumatico. Perfetto, vieni qua, limonami. Potevi anche invitarmi a cena fuori prima, Allora, domanda da $1.000.000. Io in teoria posso ritornare qua in un secondo, un momento. Però intanto forse mi converrebbe consegnare il bruco qua, il verme, come cocchio si chiama, in modo tale almeno da sbloccare un checkpoint. Ok, ho capito dove siamo. Come ho detto prima, era una via per ritornare rapidamente all'albero. E se ho visto bene, c'è un piccolo stellino affamato. Ma vieni qua. Ma chi è un bellissimo piccolo stellino affamato? Grazie, molto gentile da parte sua. Ok, sì, ma stai calmo. Perfetto. Ho paura di quello che potrebbe emergere. Aspetta, forse è questo il titano. Quindi stiamo nutrendo il titano per farlo venire fuori? Ok, sperando che tu abbia salvato il gioco e che io non possa essere graffiato più di almeno una volta. Vediamo in qualche modo. Piano, perché sto sprintando? Me l'ero detto, perché sto sprintando? Perché vado di fretta che poi devo rifare le cose da capo? Vi dirò un piccolo segreto sul telone, che non è poi così segreto se avete visto i miei gameplay. Quando si tratta di fare qualcosa di precisione, vi assicuro che il telone verrà colto dall'ansia e farà una cagata. Ok, c'è un po' di inerzia. C'è una leggerissimissimissima inerzia. Quindi facciamo molta attenzione. Preferivo quando ero un pesciolino in compagnia dei cugini. Vieni qua, fatti risucchiare tutta l'anima. E vabbè, a parte qua gli risucchiamo sia il corpo che la tuta. A posto, non mi sblocchi una scorciatoia. No, devo tornare fuori io manualmente. Pezzo di erba. Di solito canno una sfida quando mi trovo ad un passo dalla fine. Ok, ce l'ho fatta? Sì, perfetto. Proprio gli ultimi 10 secondi, ansia over 9000, e faccio una boiata delle mie. Allora, diamo un'occhiata sulla parte superiore. Forse c'è un'altra via d'uscita. Eccola lì, che non abbiamo visto prima. Beh, l'avevano detto che era un horror atmosferico, Molto ma molto particolare. Mi ricorda molto Limbo. Gran gioco, veramente gran gioco per i suoi tempi. Mi dispiace che dopo Inside non abbiano fatto praticamente nulla. Non vorrei dire una boiata. Allora, abbiamo una barriera, una pianta, il pesce veloce e... facciamo attenzione che magari trovo qualcuno molto arrabbiato con la vita. No, trovo piante pronte a sbranarmi. Piccolo adorabile pesciolino, vieni qua. E ok, ottimo. Per adesso sono riuscito a non morire mai quando lo controllo. Sì, però le vie del telone sono infinite. Nu. E che cocchio, è da una calmata? Dove vado? Direi di qui. Maronne con contorno di super maronne. E boni! Forse l'obiettivo è veramente non farsi mangiare.
Ok, e tutto questo per... Qua c'è il bruco? Cosa sono venuto a fare qua però? Ah, credo di aver capito. Ci serve il veleno? Solo che non l'ho trovato. Aspetta, aspetta, aspetta. Vuoi vedere che devo tornare leggerissimamente indietro? E il veleno è ovviamente nell'unica zona che non ho visitato. Perfetto. Sono abbastanza avvelenato? No. Ok, sì, adesso ho gli schifi che mi ronzano attorno. Allora, dobbiamo quindi evitare tutti i furbacchioni per la 146esima volta. E probabilmente devo solo avvelenare sto tizio qua. Signore, mi è mancato clamorosamente, scusi, non per criticare. Bravissimo, Kronk! Ok, e ora possiamo, come potete vedere, passare indisturbati. E soprattutto posso farmi limonare male da quella specie di bruco. Bruchino? Chi è un buon bruchino? Ne schifo. Probabilmente il nostro protagonista non è neanche vivo. Probabilmente è solo una macchina che esegue un compito e nulla di più. Peccato che non ti stiano narrando nulla. E rimarremo molto probabilmente a dover ipotizzare cosa fosse accaduto e a cosa abbiamo assistito per tutta la nostra avventura. Allora, resta un ultimo piccolo adorabile uomucello. Credo sia qua. Guardalo lui. Piccolino che gli abbiamo fatto aspettare più degli altri. Ok, è il momento della verità. Verità che molto probabilmente non vogliamo scoprire. No. Oh, perfetto. Il titano. Vabbè, non era sotto l'albero. Il titano è lui stesso l'albero coi tentacoli e una bocca sotto. Ovviamente. Allora, la sfera luminosa che dobbiamo assorbire si trova all'interno. No, e dai, i tentacoli, no! Che sta facendo? Uia, cagna! Ah, io sono sotto, non si sa perché. Buongiorno, stai risucchiando cose? Aspetta! Stava risucchiando anche me. Possiamo prendere il controllo dei pisciolini. Vediamo un po', ma non capisco il motivo. Aspetta, ma c'è del veleno qua sotto? Ah, guarda un po'! Vediamo un po' se riusciamo ad avvelenarlo. No, ho capito ora! Ci servono molti più fratelli. Aspetta, non ci risucchiate ancora. Ah, la governanità ausent. Beh, un po' lo dovremmo aver già avvelenato. Automaticamente siamo già tutti velenosi. Signore, le abbiamo portato un gustoso pasto, ovvero noi stessi. Dai, apri la boccuccia. Apri la boccuccia che stiamo a muri. Ok, ok, ottimo, ottimo. È bastato? No, 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 no. Ce ne servono molti di più. Perché non mi faccio risucchiare io magari, che lo eviterei molto volentieri. Ok, prendiamo il controllo di questi altri, ottimo. Perfetto, ora siamo un gruppetto bello numeroso. Gli sto più distante, in modo tale che quando fa l'animazione non ci pappi. Vai, 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 ora va bene. Dimmi di sì. Ancora non basta? Ah, ti sei soffocato finalmente. Oh, ed ecco la sferetta. Ok, ha richiesto decisamente più tempo del necessario. Tutta la tua energia è mia! Oh, finalmente. Ho raggiunto il mio obiettivo. Ok, abbiamo ricaricato la seconda delle quattro Duracell aliene. Vabbè, non saprei come altro definire questi strani sommozzatori. Ma che qualcuno si è davvero fumato le peggio droghe qua, No, per adesso è carino. Ammetto, mi sta prendendo bene. Peccato che queste avventure sono sempre così brevi. Ce ne sono tanti di giochi fatti con questo stile. Allora, dobbiamo capire da che parte si trovi l'astronave. Prima siamo andati verso destra. Stavolta andiamo verso sinistra. Ah, quello è un portale che ci riteletrasporta. Aspetta, loro stanno andando verso il basso, quindi andiamo anche noi verso il basso. Quelle altre macchine probabilmente o stanno raccogliendo risorse o stanno raccogliendo anch'essi altra energia per l'astronave. Sembra che l'ambiente sia cambiato comunque. Buongiorno. Aspetta che provo a spostare la telecamera. Sì. Stiamo andando in direzione corretta. Buongiorno. Sono sempre quello di Deliveroo. Porti pazienza. Qualcuno ha ordinato il nucleo di un titano? Perfetto. Sì, ma mi dovete pagare, signora. Scusi. Ok. Forse riusciamo a visitare un'altra parte dell'astronave stavolta. Maronneo. Che porta di casa inquietante che c'hanno sti alieni. Che poi alla fine è incredibile. Stanno utilizzando praticamente 4 pixel e hanno creato un'atmosfera davvero tanto soprannaturale. Yay! Eccoci ritornati nell'astronave degli appassionati di furry. Che credo. Quindi alla fine i furry hanno conquistato il pianeta Terra. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, vediamo cos'altro c'è. Sì, sembra proprio che loro fossero in grado di controllare le varie macchine.
Forse c'è stata una ribellione fra quelli che non potevano controllare le macchine e quelli che erano in grado di farlo. Ok, possiamo scendere da quest'altra parte? Però il luogo è strano. Guardate bene anche gli scalini, sono giganteschi. O noi siamo più piccoli di quello che dovremmo essere, o i nostri padroni, probabilmente, erano delle creature abnormi. Ma che roba? È come se fossero tipo tutti collegati. Come se fossero dei feti, non saprei come altro definirlo, in attesa di essere utilizzati. È molto inquietante. Beh, ma la gabbia è piena zeppa di caschetti da sommozzatore. Questi, non dico che è come se li venerassero, ma probabilmente li rispettavano per il loro sacro e importante compito. Sì, perché guardi che fino adesso non mi sento molto venerato, mi sento usato e abusato. Questa volta abbiamo ancora una volta questi strani corni. Ah no, è l'albero. Ok, è l'albero che abbiamo visto prima. Ma che roba. La parte sottostante è molto simile. Va bene, vediamo di trasferire l'anima. È abbastanza ovvio che il gioco non mi spiegherà molto altro. Perfetto, dovremmo quindi essere a metà del compito, se tanto mi dà tanto. Dovrebbero essere 4 nuclei. Mi piace come ogni volta cambino le location, le dinamiche e via dicendo. A posto? Wow. Perfetto. E abbiamo ricaricato le Duracell. Ammettiamolo, se caricare le batterie fosse così, mi divertirei più spesso a farlo. Ok, nucleo 2 su 4 completational. Spero che i nostri signori padroni siano contenti, anche se ancora tecnicamente non li abbiamo incontrati. Sai che risate se sono tutti morti e ci siamo sacrificati per niente. Aia, il terzo simbolo è un ragno. Non promette decisamente bene. Volevo vedere il quarto. E dai, fatemi vedere il quarto. Oh, questa volta l'ambientazione è cambiata completamente. Cos'è? Una sorta di fabbrica o città? C'è una luna? Sì, sembra quasi anche un luogo di culto, guardate bene. Quella laggiù sembra l'astronave in cui ci troviamo. Quindi questo era il loro pianeta, prima che probabilmente una sorta di qualche cataclisma, presumo, lo distruggesse. Devo solo capire se era previsto che vivessero sott'acqua, oppure se è stato sommerso dalle acque in seguito, come ho detto, a qualche evento cataclismico e hanno cercato rifugio all'interno dell'astronave. Vai a sapere cosa poi è successo. Signori, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Gioco bizzarro, ma tutto sommato direi anche abbastanza intrigante. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre teorie e via dicendo. Spero che lo vorrete seguire con me fino alla fine, anche solo per vedere cosa cocchio si sono inventati quei fumati degli sviluppatori. Lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete limonati male dai bruchi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!